Una vera storia. Una vera storia. Una reale ragazza. Un segreto mistero diventante una grezza denuncia. Dallo studio bunker di Via Massena Zero. Chi ha illuso Luisa? Ecco, chi ha illuso Luisa? Ormai sono mesi che andiamo avanti con questa inchiesta. Bisogna cercare chi è chi ha circuito Luisa, ma oggi c'è una particolarità, vero sì. Fabio? Noi chiediamo scusa a J-Ax per averlo coinvolto in questo appuntamento, che è un appuntamento di giornalismo. Poi buonasera. Un attimo, Luisa. Un ospite, esatto. Te lo vogliamo presentare. Stiamo facendo il preambolo, stiamo spiegando. Allora. Allora, vedi Ax, lei è Luisa, questa ragazza che purtroppo è stata presa in giro da qualcuno qui in radio, che gli hai estratto del denaro, non solo del denaro, anche delle cose intime che non possiamo dirti, ma che hai vinto. E niente, tu cosa ne pensi delle persone che devono concedersi per forza per arrivare da qualche parte? Sono Luisa, ho 28 anni, sono una ragazza molto bella. Sì. Ciao Paolo. Ciao. Bello ieri sera. Ciao. Come bello ieri sera? No, gli ho mandato una mail. Ecco, Luisa, noi abbiamo qua... Sono una ragazza molto bella, ho un seno grande. Che misura hai di seno? Una quarta abbondante. Coppa F. Hai i capelli lisci. Ho capelli lisci. Grazie allo shampoo di Yushin Yamamoto. Yuko Yamashita. E sono una grande fan di Axe, che tra l'altro ho conosciuto. Brava! Ma quando? Grazie, scusa. Mamma. Quando, scusa? Poi lui quella sera mi invitò in camerino. Sì, ma poi quando? Poi loro erano in tre. Ha detto che eravate in tre, cioè lei parla un po' così strano. Dice che quella sera che ti ha conosciuto eravate in tre. In poi camerino. Ho cominciato a seguire tutta la tournée perché il cast me l'ha chiesto. Il cast di chi? Aspetta, non facciamo battute del cast. Fino a quando una sera Ax... Cosa hai fatto, Ax? Non è vero niente. Non quindi. Ci arriverai, non dire. Però, scusa, abbiamo qua una persona che può negare l'evidenza. Ciao, Ax. Ciao, Luisa. Come stai? Però sembra che la conosci così, scusa. Tu la conosci o no? No, io dopo scontato, cioè, ci sono tante cose negli anni 90 che non mi ricordo, quindi... Esatto, dopo scontato. Ti saluta tanto anche la mia mamma, che è qui con me. Ciao, ti ricordi il 94? Signora! No, ma dopo scontato, grazie, comunque. Poi loro mi hanno chiesto di seguire tutto il tour. Sì, la groupies dovevi fare, sì. E allora io ogni sera mi presentavo con i cartelli. Sì? Che cosa c'era scritto su questi cartelli? C'erano parole, diciamo... Genere, in realtà era Ax che mi faceva i cartelli. Ah, cartelli che facevi, scusate. A questo punto mi state perdendo veramente. Poi lui mi ha detto, guarda, ti metto in memoria del cellulare col nome Maria, così nessuno sa che sei tu, perché sai, ho la moglie. Ma è vera questa cosa? Cioè tu puoi confermare questa cosa oppure no? Perché noi abbiamo l'impressione che lei ci stia raggirando. Ragazzi, tranquillissimi, la porta del mio camerino è guardata a vista sempre da... Persone enormi. Da persone enormi. Comunque la cosa che posso dire, sì Ax, che hai un tour lunghissimo. Con queste battute ribassa lei. Luisa, scusa, Ax dice che non ti conosce e io mi fido di quello che dice Ax. Ah, guarda, ieri sera Ax mi ha mandato una mail a casa. Ah, sì. Luisa, preferirei non dirlo pure. E mi ha mandato tutte le date del tour. Io sì. Ti ringrazio, Alessandro, perché ti voglio bene. Come il primo giorno, quando quella volta. Cosa? Quella volta che poi lui, ti ricordi? No. E poi loro. No. Poi noi. No. Cioè tu non ti ricordi. Mi piace da matti quando fa finta di non ricordare. Ah, il 29 settembre a Milano all'Alcatraz, sì. Il 30 settembre a Bologna, sì. L'1 ottobre a Brescia, sì. Il 6 ottobre a Pescara, il 7 ottobre a Napoli, l'8 ottobre a Castellaneta di Taranto. Sì, ma tu stai leggendo i tuoi biglietti del treno oppure stai... Ma scusa Ax, le mie date. Scusa Ax, come mi devo vestire? Ti ricordi quando devi andare i massaggini? No! Vivi, stasera ti aspetto, vivi! No! Vestiti volgare! Guarda, io purtroppo sono impegnato, ma c'ho tanti maschioni nella mia band che saranno contentissimi di darti dei pass backstage tutta la notte. Lo so. Chiedili se viene nel nostro panificio a fare un live. Facciamo un live insieme nel panificio Borgomanero, Ax. Va bene, però a sto giro porto l'Accademia delle Teste Dure, che ce l'hanno loro lo sfilatino, va bene. Bravo. Ma non possiamo. Vado, mamma.
mia mamma insiste che devo cantare. Ma no, Elisa, no! Mamma! Canta con la bocca aperta, vai! Dai, allora, Axe, se non ti offendi, la faccio io. No, vai pure, vai pure. Pezzettino. Vai, vai. Dedica! Oh, Maria, ti amo, Maria, ti voglio. Aspetta che c'è anche il cane che ti può salutare. Di Maria, canzone d'amore mi sale dal cuore. Come? Un ardore candore di stile cantautore. Caro ascoltatore, io canto con calore struggente, mi sfravasini e cocciante cosciente, mi sono rinato ma non ho scritto tante. Successo, ma dove stava leggendo palesemente? Ha pugnalato un successo! Luisa, continua a bazzicare i backstage, che è meglio. Vai. Avrei una cosa da dire molto intima su di te, J-Ax. Ecco, questo è il momento che aspettavamo. Okay, okay. Serietà adesso, ragazzi, perché è un problema questo. Dimmi, Luisa, dici. Che cosa vuoi dire a J-Ax in questo momento? La frase che rimarrà impressa nelle nostre menti. Preferirei non dire. Oh,